Radio Radicale, siamo in collegamento con l'economista Stefano Fassina per parlare di Mediobanca. È notizia di questi giorni che del vecchio, che aveva già il 10% in Mediobanca, ha chiesto di salire al 20%. Al 20%. Si tratta di una mossa che insomma, ha un po' preoccupato tutti, visto che diciamo, il controllo sarebbe di Mediobanca passerebbe ai francesi in maniera sempre più decisiva, e questo ha creato un po' di allarme. Alla vigilia della crisi del Covid, anzi nel pieno della crisi del Covid, il governo in qualche modo aveva garantito che da Eni a Mediobanca fino a Intesa San Paolo il governo avrebbe blindato tutto col Golden Power. Allora, che cosa sta succedendo? E soprattutto, visto che il governo già in passato aveva assicurato sul fatto che del vecchio con Luxottica non sarebbe salito oltre il 10%. Allora, onorevole Fassina, che cosa sta succedendo secondo lei? È in corso un tentativo preoccupante da parte della Delfin del vecchio su finanziarie più rilevanti per il nostro paese, che come lei ricordava incide direttamente poi su Generali, che è una delle principali compagnie europee, che assolutamente deve rimanere nell'ambito di proprietà italiana. Quindi ritengo che la mossa del vecchio debba essere contrastata. Non abbiamo bisogno di ulteriore concentrazione dei nostri asset finanziari nelle mani di pochi, e soprattutto pochi che poi hanno come Delfin una opaca sede in un paradiso fiscale come Lussemburgo, e rischiano appunto di esporre i nostri asset più preziosi al trasferimento sostanzialmente in mano a capitali stranieri, in questo caso francesi. Quindi ritengo che la mossa vada contrastata fino all'utilizzo del Golden Power da parte del governo, che necessita di un intervento di modifica, perché come è nell'attuale configurazione presenta qualche problema per intervenire. Va modificata la regolazione del Golden Power, eventualmente di fronte a un'insistenza da parte di Del Vecchio o a un'eventuale via libera da parte della Banca Centrale Europea, governo italiano dovrebbe intervenire. Ecco, ritiene che il governo italiano si sia comportato un po' da sprovveduto in questa vicenda? Io ricordo che all'inizio di gennaio era stato il ministro dei rapporti col Parlamento, Federico D'Incà, a dire che a smentire l'ipotesi che Del Vecchio aveva questo tipo di intenzione. A molti è sembrato singolare questo intervento. Le volevo chiedere se ritiene che il governo sia stato sprovveduto in questo, e se ritiene che in un periodo come questo dovesse agire una sorta di golden power per proteggere un po' tutto il sistema, perché molti si aspettavano parecchi attacchi agli asset italiani. Immagino che il governo si sia basato sulle informazioni disponibili allora, e forse ha fatto troppo affidamento su dichiarazioni ufficiali. In ogni caso, siamo ancora in tempo per intervenire. I Golden Power, come ho sottolineato prima, vanno utilizzati. Se è necessario appunto fare una modifica alla normativa per consentire di intervenire su Mediobanca e bloccare l'ipotesi avanzata da Del Vecchio, questo va fatto, e va fatto con urgenza, perché ritengo che non possiamo mettere a rischio un asset come Mediobanca e poi come Generali. Sì, ritiene che il governo debba riferire immediatamente su questo, anche al Copasir, perché la vicenda è particolarmente delicata, e che cosa dovrebbe fare secondo lei la Consob? Ma è chiaro che
dal governo ci aspettiamo che venga in Parlamento a riferire al Copasir, ma non solo. Credo che la Commissione Finanze e la Commissione Bilancio debbano essere coinvolte, data la rilevanza sistemica che ha sia Mediobanca che Generali, e ovviamente da parte sua la Consob deve fare urgentemente una valutazione sulla diciamo coerenza dell'iniziativa di Del Vecchio rispetto alla nostra normativa. In ogni caso il punto è che non, il governo non può stare a guardare, non, tantomeno il Parlamento, non possiamo diciamo affidarci alla retorica, ci pensa il mercato. È un punto sul quale dobbiamo intervenire perché, ripeto, è in gioco l'interesse nazionale. Senta, perché secondo lei Unicredit è uscita da Mediobanca, si è fatta insomma conquistare, ha lasciato le sue azioni in Mediobanca? Ritiene che questo sia stato un errore fondamentale? Ma Unicredit è molto diversa dalle banche che abbiamo conosciuto nei decenni passati e che erano diciamo i player fondamentali di Mediobanca. Unicredit ha altre strategie, evidentemente ha ritenuto più redditizio liberarsi delle quote di Mediobanca e concentrarsi su altro. Dopodiché è una scelta legittima, ma non per questo va assecondata una iniziativa come quella del Vecchio, che mette in pericolo sia Mediobanca, che deve rimanere il più possibile diciamo svincolata da concentrazioni eccessive di azionariato, e poi appunto mette in pericolo attraverso Mediobanca anche assicurazioni Generali. Sappiamo da tempo dell'interesse di altre grandi compagnie assicurative europee su Generali, sul risparmio italiano. Fa molto gola Generali e dobbiamo evitare di vedere ridimensionato diciamo l'importanza di Generali per il nostro sistema paese. Come giudica diciamo il fatto che la borsa abbia diciamo dato ha premiato questa mossa di Del Vecchio? Insomma, c'è stato un rialzo abbastanza consistente. Ma ovviamente la borsa diciamo guarda al ritorno immediato, è particolarmente interessata a quelle che sono le vicende del paese, ha un'ottica molto circoscritta. Come sappiamo poi questi famosi mercati non sono fatti, come dicono i manuali di economia 1, da agenti price taker. Ci sono azionisti che hanno rilevanza più di altri, che possono influenzare i corsi azionari. Anche su questo la Consob deve fare attente valutazioni, raccogliere tutte le informazioni necessarie, ma diciamo l'andamento di borsa, per quanto mi riguarda, non è una condizione né necessaria né sufficiente. Noi dobbiamo guardare agli interessi di medio e lungo periodo del paese. Che cosa ne pensa lei insomma dell'amministratore delegato di Mediobanca, che in un primo tempo non era andato tanto d'accordo con diciamo con Del Vecchio, e che poi Del Vecchio aveva lodato anche diciamo il piano Nagel per Mediobanca? Insomma, viene che possano esserci affinità tra i due, che diciamo dopo che Del Vecchio ha verificato l'intesa in qualche modo abbia fatto questa mossa?
Ma ritengo che con grande franchezza che ci sia molto tatticismo nelle posizioni del vecchio, finalizzato appunto a raggiungere un obiettivo. Quindi, per quanto mi riguarda, voglio valutare i dati strutturali, voglio valutare l'assetto proprietario di Mediobanca, le conseguenze che avrebbe l'iniziativa di Del Vecchio sull'assetto proprietario di Mediobanca e a cascata sull'assetto proprietario di Generali. Poi, diciamo, il feeling tra i protagonisti, per quanto mi riguarda, rileva il giusto, ma non è il parametro sul quale basare una valutazione che appunto deve essere ancorata ai dati strutturali. Un'ultima domanda, io le ho fatto già una domanda sulla Consob, però ne volevo farne una supplementare. Allora, conoscendo Paolo Savona, che cosa può pensare Paolo Savona di questo tipo di operazione, conoscendo, diciamo, l'impostazione di economista di Paolo Savona? Ma mi azzardo a dire che avrà qualche perplessità, ecco. Voglio essere molto soft perché è sbagliato attribuire proprie valutazioni a terzi, in particolare quando i terzi sono presidente di un organismo molto delicato e che ha tutta la sua autonomia e indipendenza come la Consob. Però, da come ho letto i testi di Savona, da come ascolto le parole di Savona come economista, credo che avrà qualche perplessità. Qualche perplessità. Va bene, noi poi vedremo come andrà questa vicenda. Intanto grazie per la disponibilità. Ringrazio Stefano Fassina di Economista, deputato di Leu, col quale abbiamo parlato del tentativo di scalata da parte del vecchio di Mediobanca. Grazie. Grazie.